Siamo sull'acquedotto di Rocca Piemonte dal 1925, dall'acqua ai cittadini di Rocca Piemonte che continuano a dire no all'arrivo della Gori, insieme all'amministrazione comunale che da quando si è insediata ha continuato nella battaglia già iniziata da qualche anno. E allora scuole in campo insieme all'amministrazione locale, io prego il sindaco Andrea Pascarelli di raggiungermi, perché questa non è solo la festa dell'acqua, è la festa per... Più che una festa è anche una giornata per far capire ai più piccoli che bisogna cominciare a dire no alle privatizzazioni, ma soprattutto cominciare a dire sì a un corretto utilizzo dell'acqua che è un bene sovrano, no? Esatto. Oggi è la giornata dell'acqua e quindi sono molti i messaggi che noi vogliamo inviare a questi ragazzi che sono venuti qui e sono così entusiasti. Innanzitutto che l'acqua non è una merce. Sintetizzando, penso che è meglio... concetto così chiaro, così esplicito, non si possa. Poi che l'acqua, proprio perché non è una risorsa infinita, deve essere gestita bene, bisogna evitare gli sprechi e bisogna evitare appunto che le nostre iniziative possano inquinare i suoli, possono inquinare i terreni e quindi questo possa ripercuotersi sulla qualità delle acque. Come abbiamo già detto prima, anche ecco, in questo momento si stanno dando tutta una serie di consigli, di indicazioni per far sì che l'acqua venga utilizzata meglio e quindi risparmiata, e con la collaborazione dei bambini, che sono quelli che poi secondo noi tra qualche giorno, tra qualche settimana potranno portare un messaggio in famiglia, potranno educare loro i genitori. Intanto continua la vostra lotta per dire no alla Gori. Noi facciamo tutto il possibile per evitare che il privato prenda l'acqua di Rocca, per un motivo molto semplice, perché... Allora, se noi diciamo che l'acqua non è una merce, è perché l'acqua deve costare, cioè il cittadino deve pagare il costo dell'acqua, non deve pagare, non so, il doppio o il triplo perché deve arricchirsi una multinazionale. Noi siamo a Rocca Piemonte un esempio di gestione virtuosa perché con poche risorse, con pochi dipendenti riusciamo ad assicurare un servizio ai cittadini, non vorrei sembrare presunto, ma eccellente. Quando vai in ferie o ti assenti per lunghi periodi da casa, chiudi sempre il rubinetto centrale dell'acqua, farai le vacanze con più tranquillità e ridurrai il minimo